Amici di Borse.it, bentornati a Trading Diaz, l'appuntamento quotidiano con l'analisi tecnica dei mercati finanziari. Andiamo a vedere, come ogni mattina, l'apertura del FTSE MIB che nella prima ora di contrattazioni si è confrontato con la coriacea barriera statica a 19.120 punti. Tale movimento di fatto interrompe il mini rimbalzo avviato la scorsa settimana a partire dal 31 gennaio. L'impostazione di fondo rimane ancora rialzista, sebbene rimane da monitorare la tenuta del sostegno statico a 18.570 punti, al di sotto del quale l'indice potrebbe incappare in pericolose derive ribassiste in direzione del test di cambio di stato della ex resistenza posizionata a 17.400 punti. Riflettori puntati sul titolo Salvatore Ferragamo. Lo scorso venerdì il management ha delineato le nuove linee strategiche per il 2017. Questa mattina in apertura il titolo si è portato all'attacco della coriacea barriera statica a 27 euro. Al momento il titolo è in ritracciamento, possibili scivolamenti nell'area compresa fra 26 e 25 euro potrebbero essere colti per l'apertura di nuove strategie rialziste che avrebbero primo target price nuovamente a 27 euro e successivo a 28 euro, punto di uscita della strategia individuato a 24,37 euro. Generali assicurazioni, la seconda parte del mese di gennaio è stata abbastanza sofferta dal punto di vista borsistico. Il titolo ha ritracciato a ribasso dopo il confronto con la soglia psicologica a 16 euro. Questa mattina le azioni del gruppo quotano al di sopra del supporto statico a 14,70 euro. Da monitorare la tenuta del supporto psicologico a 14 euro. Area dalla quale potrebbero essere colte nuove opportunità di acquisto che avrebbero come primo target nel medio e lungo termine i 18,30 euro.